Ciao a tutti, benvenuti per i nuovi iscritti e bentornati a tutti sul canale delle ricette di Elisir. E oggi, visto che siamo nel periodo di carnevale e farò uscire questo video appena fatto, quindi fatto e postato, andiamo a preparare le frappe, le chiacchiere, le bugie, come a seconda di quale regione italiana venite, hanno un proprio nome. Sono facilissime perché andiamo a vedere, perché sono senza uova e hanno praticamente principalmente due ingredienti, ovvero sono fatte con farina e mascarpone. In più sono aromatizzate con limoncello, scorza di limone, comunque come di consueto vi lascio gli ingredienti qui al lato. E vi lascerò anche durante il video e nelle schede che trovate in alto le chiacchiere che abbiamo già fatto, sia classiche che quella a forma di stelle filanti, che comunque trovate qui all'interno del mio canale o sul mio blog di cucina. Comunque lascerò sotto al box informazioni, trovate tutto quanto ciò che appunto riguarda la ricetta e anche tutti i collegamenti social, sia al mio blog che ai canali. Partiamo con circa 270-280 grammi di farina e è la dose per 250 grammi di mascarpone, quindi orientatevi che ne va un pochino di più di farina rispetto alla vaschetta del mascarpone che prendete. Andiamo ad aggiungere direttamente il mascarpone all'interno della farina in una ciotola, aiutatevi con una marisa, un leccapentole e anche con un cucchiaio. In questo modo avrei fatto con il dito, ma non è molto videografico. Allora andiamo ad aggiungere lo zucchero, un paio di cucchiai, scorza di limone, questa dose di farina penso che circa mezzo limone, ma poi dipende a voi se piace l'aroma, oppure visto che lo andremo ad aromatizzare con il limoncello, la scorza di limone ci sta perfettamente, altrimenti si può aromatizzare con un qualsiasi altro liquore secco comunque che vi può piacere, come ad esempio la grappa o il rum. Questo impasto va bene sia per le frappe fritte che per le frappe al forno. Aggiungiamo anche una puntina di lievito per dolci e mezzo bicchierino di limoncello o appunto liquore a vostro piacimento. Iniziamo ad amalgamare con la spatola e poi dopo andiamo ad amalgamare con le mani. Quando il composto è un po', diciamo, sbricioloso, lo possiamo rovesciare sul piano di lavoro e ora lo lavoriamo con le mani. Se il composto, come in questo caso, magari risulta un pochino duro perché il mascarpone era molto asciutto, in questo caso o diminuite un pochino la dose di farina, quindi partite con 250 grammi, oppure andiamo ad aggiungerci un goccino di latte. Iniziamo veramente con tre cucchiaini, vediamo mano a mano. Ovviamente tutto dipende appunto dal mascarpone, se era molto liquido, quindi che aveva già il suo, diciamo, latticello all'interno, infatti già il composto è molto più lavorabile e sono bastati proprio tre cucchiaini di latte. Ecco qua, come vedete a tutto c'è un rimedio, sono bastati veramente tre piccoli cucchiaini di latte e il composto è lavorabile. Continuiamo a lavorarlo un altro pochino fino a farlo diventare bello liscio e poi lo mettiamo a riposare. Ecco qui, l'impasto è bello compatto e liscio, adesso lo mettiamo a riposare all'interno della ciotola dove abbiamo inizialmente mescolato gli ingredienti, così non sporchiamo nient'altro, coperto con un canovaccio per un riposo per almeno un'ora. Ci vediamo più tardi. Allora, eccoci tornati per la seconda e ultima parte delle frappe. La pasta ha riposato per bene, come vedete si è rilassata un pochino e adesso andiamo a stenderle. Tanto la dividiamo in pezzetti perché dovremo fare delle sfoglie molto sottili. Mi raccomando, farina e mattarello. Se avete sfogliatrice potete utilizzarla, l'importante è che comunque venga una sfoglia molto sottile. Io dico la verità, ce l'ho, non mi va di tirarla fuori e attaccarla, quindi
mi metto qui, santa pazienza. Come tutte le cose in cucina bisogna averci pazienza e mi metto a stendere. Comunque è un composto molto lavorabile, quindi non farete tanta fatica. Come vedete io ho già quasi raggiunto un buono spessore. L'impasto è fino. Non vi consiglio di farlo proprio come quello delle tagliatelle o della sfoglia, proprio che si deve vedere attraverso, perché magari verrebbero troppo secche. Comunque vediamo in questo modo come vengono, tanto è tutto documentato. Se poi alla fine vengono male, le facciamo più fine. Rotella dentata e facciamo le classiche righe. Ecco qua. Adesso andiamo a posizionare sulla placca del forno. La prima teglia è andata, facciamo la seconda. Allora, prima di cuocerle, prendiamo un po' di olio di girasole con un pennellino e le spennelliamo. Perché è vero che non le friggiamo, però almeno vengono dorate. Ok, via il forno, ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua, sfornato le frappe. Qui non c'è trucco e non c'è inganno, chiaramente non sono come quelle fritte, sono al forno, sono bollenti, qualcuna si è cotta di più, qualcuna di meno. Ora domani proverò a farle fritte e quindi vediamo la differenza. Comunque ad ogni modo non sono proprio acce per essere al forno e quindi per non essere tutte belle unte fritte. Sentiamo se c'è il crunch. Sì, comunque sono leggere, sentite? Leggere e friabili. Queste adesso le mettiamo su un piattino, comunque cosparse di zucchero a velo. Se è vero che sono fatte al forno, però insomma, almeno lo zucchero a velo mettiamocelo, che abbiamo fatto di male. Se volete una versione un pochino più leggera, delle frappe, due ingredienti solo, col mascarpone e farina e poche altre cose, senza uova. Ops, questa è la ricetta che fa per voi. Domani faremo la versione fritta e poi vediamo la differenza. Sicuramente quelle fritte saranno molto più piene di bollicine. Io intanto queste le vado a mangiare. Ciao ciao! Ecco qua, come promesso, facciamo la versione fritta delle frappe. Ho messo a scaldare un po' d'olio di semi di girasole in una padella antiaderente e non ne ho messo tantissimo perché ne cuociamo poche per volta. Faccio la prova dello stecchino per vedere se è arrivato a temperatura, quindi quando inserendo lo stecchino si formano tutte bollicine, allora è arrivato a temperatura. In alternativa il classico modo è mettere un pezzettino di pasta. Allora, in questo caso ancora non è pronto perché in realtà il pezzettino di pasta deve scendere e risalire subito, quindi ancora non è proprio pronto. Nel frattempo che si riscalda l'olio, preparate un piatto con un po' di carta scottex, con dei pezzi di carta scottex, una pinza se ce l'avete e un colino a maglie fitte, così almeno se ci dovessero essere dei residui li togliamo. Allora, facciamo subito una prova. Ok, come vedete si stanno gonfiando. Allora, io vi consiglio di cuocerne poche per volta, così almeno riuscite a gestirle meglio. Non si bruciano, vedete? E comunque si fa presto. Allora, appena diventano dorate, dategli sempre un'occhiata, appena diventano dorate le dobbiamo togliere. Primo perché almeno non prendono troppo olio e poi perché altrimenti si seccano troppo. Questa è pronta. Proseguo e poi ci vediamo alla fine della
Eccoci arrivati alle ultime frappe. Come vedete ci vuole veramente pochissimo, anche facendo più volte una cotta, e queste righette che facciamo nel centro ci aiutano a farle, diciamo, allargare un po', e comunque sono tutte belle piene di bolle. Ok, giusto il tempo che si raffreddano e vi faccio vedere qua. Le frappe sono tiepide, sto finendo di metterle sul vassoietto e aspetterò che si raffreddano per bene per metterci poi lo zucchero a velo. Vi volevo far vedere da vicino come erano venute. Vedete, sono piene 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 di bolle, sono bellissime, sono, aspettate che assaggio, sono buonissime, ragazzi. Vi ringrazio di nuovo per aver visto anche quest'altra parte di video, e quindi sarà a voi decidere se farle fritte o al forno. Ad ogni modo, fatemi sapere voi come le preparate. Vi ringrazio per aver visto il video, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina. Alla prossima ricetta, ciao ciao!